Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Halo. Bene, andiamo pure avanti, vediamo di fare qualcosina in più. Tac, dall'ultimo episodio, vediamo un pochino se riusciamo a ammassare un po' di gente senza far troppi danni. Ok, questo non so perché, è veramente povo. Oh, ma chi è che mi spara? Ma chi sarà mai? Eccoci qua, posto. Sì, sì, non vi preoccupate, come ci penso me. Spacco il culo a tutti e poi siamo a postolo. Allora, vediamo di cambiare arma perché questa qui evidentemente non è più buona. Nel senso che, oddio. Oh, salve, lei è molto astuto, sa? Lei l'avevo quasi uccisa prima. Accidenti. Adesso prima prendiamo un po' di gente qua che rompe le balle. Ok. Oh, ma lei è proprio un pirlota nato, sa? Bravo, bravo, incredibile. Oh, porca, mi sono cacato in mano. Ah, me ne sono accorto. Che mi aveva fatto cacare in mano, accidenti. Ok, questo ormai è danneggiato, andiamo pure. Dobbiamo andare di nuovo là perché non mi ha salvato, vabbè, pazienza. Adesso almeno ci sono i miei. Ok. Sì, sì, ma adesso ci aiutano. Ed è un'altra storia, dove cazzo è finito quello? Oh, salve. Porca troia, gli ho suonato di cotte di crude eppure... Questo è volato alla fine, via. Aia, aia. Aspetta un attimo, va, che ti devo suonare anche te. Ecco qua, vedete com'è stato facile? Posto, andiamo pure. Vediamo chi altri deve subire la mia ira. Oh, salve, lei è molto astruso, sa. Adesso ci mettiamo un attimo qua. E prendiamo magari questo. Ok. E aspettiamo. Perché questi... Siete molto bravi, sapete? Sono proprio molto, molto, molto bravi a prendere le botte siete. Ok. Vabbè, io sono stato molto bravo a finire le munizioni invece. Accidenti. Vediamo un po'. Qui è molto dura, eh? No, non ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta al volo, dai, è stato bello. Questo come cazzo guida? La patente dove l'hai preso? Quei punti della Conad? Guarda questo, guarda. Non ce la faccio. Però magari. Accidenti. Non ce l'ho fatta. E purtroppo questo consuma veramente. Cioè un po' più veloce va. Preso. L'ho preso, sono sicuro. Accidenti. Purtroppo non ho un'altra arma. Vabbè, gli ho portato via un pezzo di bastardo, non ho più armi. Porca miserica, all'inseguimento dell'arma perduta. Vediamo di prendere questa, va. Mi scusi, la può prendere, grazie. E adesso questo qui è morto. Scusi lei, dovrebbe morirci un secondo, sa. È da mezz'ora che le sparo. Oh, ma lei è veramente ardito. E vabbè, aspettiamo. Al primo poi verrà a rompere i marroni. Dove cazzo è finito? Scusi lei, ma sta facendo un giro astruso. Cioè, ma... Questo deve vincere un primato perché insomma sta guidando una carretta. È mezz'ora che gli sparo. Complimenti, insomma. E i miei amici per sapere che fine abbiano fatto. Mi spiacerebbe saperlo. Ok, così questa mi piace di più. E andiamo pure. Adesso siamo nel punto dello scorso episodio. Scusate, ma non so perché non salva. Quando fai checkpoint non salva dove deve salvare. E siamo a posto. Vediamo cosa ci dicono. Capo. Il sì. Trasporto ha lanciato un'ondata di capsule. Si stanno avvicinando alla nostra posizione. Che bello. Io farei che vado molto cautamente. E magari gli frego uno di questi. Oppure mi metto in un posto bello nascosto. E faccio la furbata. Furbata è la parola grossa. Vedete, qui non c'è un cazzo. Ti ripeto, per usare il terminalo. Oh, ho trovato un filmato. Guardiamolo. Camber was a major manufacturing center for UNSC fleet. Italiano no, mi raccomando. After discovering Camber's location, Vadimi penetrated the early warning perimeter without alerting UNSC forces and began his ground and orbital attacks before most of the planet knew they were in danger. While 17 of his ships bombed key defensive positions, Vadimi led a group of elites in a personal assault on UNSC System HQ.
One of the first units to engage Vadimi was the 3rd Battalion Reserves, who were so unprepared for the arrival of the Covenant forces that Vadimi found them unarmed and defenseless. In an unexpected display of what appears to be honor, Vadimi allowed the 3rd to finish gearing up before engaging them in combat. While we've had multiple reports of a strict system of honor and ritual behavior followed by the elites within the Covenant, this is the first recorded example of such honor being shown to human opponents. But even given the chance to defend themselves, 3rd Battalion losses were complete. Vadimi continued his campaign across many human systems, culminating in his most devastating blow against the UNSC at Reach. E questo sarà un vero problema, molto molto grande. Bene, andiamo avanti, speriamo bene. Allora, vediamo un po' di prendere un po' di armi. Purtroppo qui ci sono le munizioni, ho avuto un attimo, mi ha arrivato, esatto. E sarà un bel problema. Allora, no, aspetta un attimo, va. Andiamo un po' di qua. Ok. Cazzo, non ce l'ho più, vero? Vabbè. Aspettiamo di trovare un'arma un po' migliore. Porca mia, sono nella merda fino al collo. Penso di avere almeno una munizione. Però scemo. Ah, questa. Questa non me la aspettavo. No, no, aspetti un attimo, va. Ma che cazzo. Cioè, mi prende per il culo. Evidentemente sì. Tieni per assumere il controllo, poi lo assume lui. E io non posso contrastarlo. Mi sembra giusto, no? Ok, proviamo. Ah, non posso caricarlo? Ah sì che lo posso caricare. Aspetti un attimo. Vai. Toh! L'ho preso però, si è fatto anche male, Ok. No, che cazzo? Dicevo che era morto. Sì, ma sti boli di qua sono della roba allucinogena, cioè insomma sì. Gli si sfonda il mondo e continuano ad andare. Ce la voglio anch'io una roba così, insomma. Che cavolo, questo continua a sparare, porca miseria. Purtroppo io non ho velivoli. Magari qui sopra c'è qualcosa. Oh, questo sì che è interessante. Vediamo. Ah, non l'ho preso. Adesso proprio prendo, Attenzione! Cioè, l'ho preso! Voilà che porca miseria. Questi non li prendo, sono troppo veloci. Dovrei proprio azzeccare il momento. Beh, sono stato bravo, Porca miseria. Ho fatto una cacata non da poco, Porca miseria. Porca vacca di quella vacca. Non è possibile. Adesso mi tocca andare su. Adesso ci provo. Adesso che so cosa fare. Scusate i film. Non ho mai visto il gioco, quindi ho bisogno un attimo di capire i suoi limiti e i suoi pregi. Ok. Allora, io a te ti posso prendere? Sì, posso prenderti, però non so se effettivamente posso farti del male. Sei nei guai, amico. In teoria, ecco, così lui va via. Credo. Ok, è andato via. Qui va bene. Adesso noi facciamo. Ci mettiamo meglio. E tipo così. Ah! Oh, tanto ce le abbiamo le cariche. Ma insomma, neanche tante. Vediamo un po', qui c'è qualcuno. Io voglio vedere se riesco a. L'ho preso. Non vedo più nulla. Se ti togli dal cazzo, vedo anch'io. Allora, proviamo così. Per quello che non volevo sparare, perché si muovono troppo. È impossibile prendere con questo, dai. Salve. Oh, adesso io prenderei questo, che mi piace di più. E magari glielo metto il culo. Cioè, nel senso. Mi scusi. In faccia, mi dispiace tanto, sai, è capitato. Io non mi offendo. Sì, sì, neanch'io. Allora, vediamo un pochino. Questo non è che faccia tanto, però. Se riuscissi in qualche modo a prendere. Purtroppo è un casino. Questo sarebbe l'ideale se riuscissi a prenderlo. Beh, qualcosa gli ho fatto. E ovviamente ho finito i proiettili. Mi sembra più che giusto. Però
è sceso. È sceso, però è salito. Vabbè, dai, andiamo a muso duro, vediamo che succede. E questo? Interessante. Guarda che ti ho preso, eh. Non è che ci scherzi. Vediamo un po'. Preso, l'ho preso in testa, sono sicuro. Così lei sa, ha un po' rotto il cazzo. Porca miseria, ma sono veramente tremendi. Oh, l'ho preso, ma non vale un cazzo. È morto, bene, sono contento. Preso. No, non l'ho preso. Ho preso il velivolo. Accidenti. Ecco. Oh, Dio sia lodato. Che cazzo avevi preso? Questo devi prendere, guarda. Ok, 33 colpi. 100. Oh, adesso mi va meglio. Poi quest'altra. Ho due fucili a cecchino, non è che vado tanto lontano, eh. Però insomma, andiamo di fare quel che possiamo. E dobbiamo andare là. Ah, adesso non c'è più nessuno, ci andiamo bene. Cioè, io dicevo che volevo dire che, porca miserica, non c'era più nessuno. Ok. Ma che cazzo fa quello? Il ballo di San Vito? Ok. Perfetto, vai. Beh, già qualcosa, Questo ha bisogno di due colpi, non so perché. Questo è un pirla, non so perché. Aspetta un attimo. Ok, questa è andata. Sono dei pirla, ma veramente pirla. Ma è come me, Porca miseria, due volte baccato. Ok, andata. Perfetto. Alla fine i fucili a cecchino hanno dato il suo perché. Te ne hai bisogno di due colpi, non so perché. Comunque, adesso ti... Accidenti, è stato bravo. Vediamo un po' se ne trovo un altro. Cioè, se lo ritrovo. O è morto. Non lo sento parlare. Però non lo vedo. È qui. Ma è incredibile, eh? Ok. Vabbè, lasciamo perdere. Non mi faccio domande. Tu sei il fucile del cecchino che non ho usato, che era meglio che l'avevi. Salve. Lei è molto simpatico, sa? Ok, preso, però non abbastanza. Accidenti. Adesso ti prendo. T'ho preso. Olè. Aspetta una, questo è il mio. È il mio. E adesso arriva lui. Molto pirlamente. Ma proprio pirlamente è venuto. Porca miseria, ha dato un frontale da panico. Ecco qua, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Sì, è andata così, che ci volete fare? Bene, io andrei avanti a sto punto. Ok. Questa galleria conduce al ponte. È piena di topi, se bella. Si può dire. Ma è sempre meglio che nuotare. Ma è sempre meglio che? Accidenti, non finire di sentire. Va bene, andiamo pure. Non ho altre armi, ma un proiettile ce l'ho però. Okay. Oh, ma prendo quello, dai, va bene. Accidenti. Questo è nuovo. Ti hai premuto per pilotare. Benissimo. Ok, abbiamo anche il turbo qua. Meglio di così. Volevo vedere perché qui c'è un posto che non si fa niente. Interessante, vero? Vediamo dove dobbiamo andare. Dove possiamo andare. Ho più analizzato che altro. Le comunicazioni tattiche dei Covenant. Sì? Sono sorpresi, confusi. Non si aspettavano la nostra presenza qui, né la mia né la tua, la nostra. Non si aspettavano di venire su. Ok, sembra questa. Strano, lo so, ma spiegherebbe perché sono qui con una flotta così esigua. Chi, quelli che sono venuti indietro sono i miei compagni, sono contento, per carità. Poi insomma, magari se me lo dicevate prima che avevamo visite e mi ragionavo in modo diverso. Ma tu a un certo punto esci? Evidentemente no. Vabbè, andiamo pure. Vediamo se c'è. Non c'è nessuno. Beh, possiamo andare. Arrivo! Aspettate un attimo, va, che vorrei prevenire. Ok. Preveniamo, preveniamo. Preveniamo che è meglio. Ok. Vai, vai, vai. Ok. Aspetta, uccidiamo questo coso che non si sa mai. E siamo a postolo. Oh, ma ne è rimasto uno. Due, anzi. Ovviamente sono passati i miei e hanno fatto una bella stirata. Invece sono contento, dai. Quindi ci va di qua?
Cosa cavolo stanno facendo? Di qua dobbiamo andare? No. Dobbiamo andare di qua, ok. Oh, ma salve! Voi insettivori siete molto simpatici. Aspettate un attimo, va. Devo prendere un po' la mira. Prenderci la mano più che altro. Andiamoci un po' più vicino, va, che sono 30 anni. E questi sono laser, che è un laserone che va lento lento. Ok. Vai, vai. Oh, bello. Mi è piaciuto. Questo si può togliere dalle palle, grazie. Oh, ma lei è estruso, sa? Adesso la prendo. Ecco qua, preso. Adesso gli altri ci penseranno loro, spero. Perfettico. Lo becco io. Chi? Ma sarà. Bene, 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 dai. Oh, quello sì che è un laserone. Cazzarola. Ok. Vabbè, prendiamone uno di mira. Diciamo, non riesco a prendere mezzo, non riesco a prenderlo. Incredibile. Allora, questo è rimasto praticamente solo il seggiolino. Ok. L'ho preso una volta o due, però non è bastato, evidentemente. Oh, senti, io ti vorrei ammassare, ma sei morto. Niente, cioè, fra poco rimarrà solo col seggiolino, volante, perché quello lì rimarrà. Vabbè. Ok, l'ho preso un pugno di volte. Guardate lì. Oh, era ora, cavoli, come si è messo in integrità? Non si capisce. Vabbè, andiamo avanti e vediamo cosa fare. Via! C'è che poi il superato, mi fa tanto piacere. Ok, così almeno. Questo cos'è? Cos'è quello? Niente di prendibile. Ah, qualcosa ho fatto, perché c'era uno sopra. Ok. Ok. Perfetto, qualcosa ho fatto. Lo so che c'è tanta. Ecco, sono i miei. C'è tanta gente. Ok. Un attimo solo, Almeno rompiamo un po' di cose e siamo a posto. I miei amici erano già andati, io cosa so. Sono veloci. Se ne prendessi uno nuovo, che questo lo vedo un attimino in difficoltà, diciamo. Eccoci qua, ok. E siamo a posto. Ho un altro checkpoint superato. E vediamo di andare. Forza, si va, si corre. Accidenti. Adesso ti aiuto, Ti aiuto subito. I Covenant stanno cercando di radunarsi. Non diamogli tempo. Ci sto provandolo. Non so se... Oh, ce l'ho fatta. A farne uno, almeno. Wow, oddio. Ovviamente va a capotavo. Non diamoli tregua, non diamoli tregua. Ecco qui. Perfetto, questo è andato. Adesso altri sono laggiù. Cioè, non è proprio andato, è andato un attimo a fuoco, però. Ecco, adesso è andato. Aspetti un attimo che devo prenderti. Ok. Vai, 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 massacralo. Aspettiamo, prima o poi prenderà le sonate, ok. Andiamo un po', vai. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo. C'è rimasto uno. Non lo vedo. C'è qua il superato. Eccolo. Forse ce la facciamo, esatto. Il primo step è andato. E il secondo sta andando. Cioè. Ci la faremo, Ok.
secondo step è andato. Mamma mia, è stata correaccia questa situazione. C'è poi superato. Ok. Ah, venite addosso però, aspetta un attimo. Signore, lei è stato un po' astruso, sa? Eccoci qua. No, che sono i miei quelli. Aspetti, accidenti. È rimasto un po' contuso. Eccoci qua, vediamo anche lui. È già morto. Questo non lo so. Diciamo che lo finiamo. È già morto. Beh, ci ha pensato lui. Mamma mia, che stragi atomiche che abbiamo fatto. Ci passo qui in mezzo, ma perché? Chiedo, sono un po' contuso. Però ce la possiamo facile, dai. Adesso ci salutiamo, però c'è il checkpoint. Così. Ok, filmatino. Ah, proprio caricamento addirittura, non filmato. Sobborghi. Ok. Ci ha fatto a pezzi! Calibro 50, razzi, non sono serviti! Dov'è il resto del plotone? Andato, sergente! E se non ce ne andiamo subito da qui, faremo la stessa fine! Sei ferito, Marine? No, signore. Allora ascolta. Il capo salterà in questo carro, attraverserà il ponte e farà pezzi qualsiasi figlio di buona donna alieno così stupido da mettersi fra lui e il profeta del rimorso. Datti una sistemata, perché andrai con lui. Che si fa con lo Scarab? Oh, conosci le simulazioni. È difficile, ma non impossibile. State con Master Chief, lui sa che fare. Sì, signore, sergente. Grazie per il carro armato. Lui non mi regala mai niente. Io so come far felice una donna. Bene ragazzi, io direi che ci possiamo anche fermare qui per questo video. È tutto, vi invito come al solito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie, di fammi sapere cosa ne pensate, e poi adesso vi do sotto a Shiva. Ciao ciao.